Andria Catanzaro 0-0, siamo nella consueta striscia nel dopogara, un risultato tutto sommato positivo, una bella prova della squadra. Siamo con Salvatore Ferragina, cosa ci dice della partita? È un risultato positivo con un Catanzaro che ha tenuto bene il campo e che ha dimostrato tanta personalità. Ha sofferto poco, anzi ha creato molte occasioni, sicuramente di più rispetto all'Andria che forse solo nel primo tempo ha avuto qualche occasione. Un Catanzaro che poteva sicuramente vincere la partita se l'arbitro non avesse inventato alcune decisioni strane che a tutti sono apparse strane. Un rigore dubbio su Fioretti e uno nettissimo su Benedetti non dato, che onestamente non sappiamo come ha fatto a non vederlo, sia lui che il collaboratore di linea che era vicino. E la cosa strana è che nel secondo tempo proprio lo stesso collaboratore di linea ha segnalato 3-4 falli a loro favore, fischiando delle punizioni che erano calci d'angoli corto che potevano essere pericolosi. Appunto, ripetiamo, insomma, la bella prova di carattere, un centrocampo che ha mantenuto la sua linea con carattere e carisma, e la difesa che non ha avuto tentennamenti ed è stata sempre sicura. C'è da rivedere qualcosa in avanti, ci è sembrato che al di là dei due episodi dei rigori, la squadra potesse, insistere per un risultato nettamente positivo. Ma indubbiamente dobbiamo tenere conto che Masini e Fioretti è la seconda volta che giocano insieme, diciamo, con continuità, e così come tutta la squadra per la seconda volta che gioca la stessa formazione. Quindi ancora alcuni movimenti sono da limare. Difesa e centrocampo, diciamo, tranne quel quarto d'ora quando l'Andria veniva avanti buttando solamente palloni così, hanno retto benissimo e fra l'altro nei momenti topici della partita hanno dimostrato una personalità non indifferente tenendo il pallone e facendolo girare, quindi questi sono segnali positivi che ci possono dare un aiuto per il futuro. Una piccola nota polemica la vogliamo lanciare. Tre cambi azzeccati, Cozza in tribuna, è una coincidenza? Vabbè, una battuta, però in ogni caso erano cambi che ci stavano e questa volta dobbiamo dire bravo al mister, che è stato tra l'altro anche incoraggiato dalla curva. Bene, allora grazie e buon ascolto a tutti, gli utenti di Punto Net.